E buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui nell'inventario perché andiamo a parlare delle build, delle statistiche. Come di sicuro quasi tutti saprete, settimana scorsa è uscita la mod Amici Potenti da Armaio. Di conseguenza abbiamo deciso di fare questo video per poter insegnare, spiegare a tutti come poter utilizzare al meglio questa mod per creare delle build il più equilibrate possibile. Allora, io la mod ce l'avevo già da prima, ma per chi non sapesse come funziona, che magari l'ha acquistata direttamente settimana scorsa, vi spiego velocemente cosa fa. Insomma, questa è una di quelle mod della stagione dell'alba che va a intaccare la questione del carichi di luce, che è una meccanica totalmente differente e che non è quella per cui si usa, a dir la verità, questa mod. Questa mod si usa perché, come vedete, c'è scritto che la seconda caratteristica di questa modifica si attiva quando è attiva almeno un'altra modifica d'arco e ci fornisce un boost di più 20 di mobilità sul pezzo dell'armatura. Difatti vedete che, per esempio, su questo casco adesso ho 30 di mobilità, andando a rimuovere la mod ho solo 10. Allora, innanzitutto è importante capire quando si attiva il boost. Quando c'è una modifica d'arco attivata. Una modifica d'arco che basta essere su qualsiasi pezzo di armatura. Quindi, per esempio, sul marchio ho due modifiche d'arco, ne basterebbe anche solo una. Di conseguenza, Amici Potenti si attiva su qualsiasi pezzo di armatura. Ricordo che Amici Potenti è una modifica ad arco, quindi necessita un pezzo d'armatura ad arco per essere attivato. Considerato che abbiamo questo buff a piacimento del più 20 sulla mobilità, bisogna concentrarsi sul portare sulle altre due statistiche, secondo me, principali e fondamentali, che sono rispettivamente il recupero, che secondo me a 100 deve stare su ogni personaggio, e l'intelletto, che soprattutto in modalità come prove di Osiride risulta fondamentale per donarci prima la super abilità. Di conseguenza, quello a cui dobbiamo andare alla ricerca sono pezzi di armatura, come per esempio queste braccia, che hanno un basso livello di mobilità, ma sono bilanciate molto bene su intelletto e recupero. Difatti la mobilità, come abbiamo detto, non è un problema se giunge con Amici Potenti, bensì le altre due statistiche devono essere alte di per sé. Una cosa molto importante è prodigiare tutte le armature, quindi fare incetta di quelli che sono i materiali per il prodigio, perché aggiungono un più 12 di base alla statistica dell'armatura. Infatti con il prodigio si aggiunge un più 2 all'indice di ogni statistica presente sull'armatura. Quindi per arrivare a questo fantomatico 100-100-100 dobbiamo avere delle armature buone che non si incentrino sulla mobilità, bensì sul recupero ed intelletto. Nel mio caso questa è la build migliore che riesco a fare, 100-185, che potrei cambiare con un 190-95, che infatti potrebbe essere una cosa un pochino più bilanciata, ma io preferisco avere un recupero più alto rispetto all'intelletto. Parlando velocemente delle modifiche, bisogna capire che Amici Potenti occupa 4. Di conseguenza, su qualsiasi armatura che lo mettiate, in questo caso io ce l'ho messa sui tre pezzi d'armatura, casco, braccio e petto, occupa comunque un 4 slot. Ora, io soprattutto nelle prove gioco spesso con il pompa e poco con il cerchino. Questo perché? Perché Amici Potenti mi permette di avere una build buona così solamente sulle modifiche ad arco. Infatti se vado a equipaggiare quelle che sono le mie armature per giocare con il cecchino, vedete che sono un pochino più sballate, in quanto non posso equipaggiare su questi due pezzi d'armatura con la mira potenziata e l'antisussulto potenziato Amici Potenti, essendo armature da vuoto. Di conseguenza ora vi raccomando un attimino quello che è il set di armature, diciamo, con le modifiche ottimali per un shotgun play. Allora, io sulle gambe che uso esotiche ci vanno assolutamente due saccheggiatori dei fucili a pompa. Se volete intercambiarli anche uno speciali, però ecco, alla fine potete giocare anche così, vi darà 3 invece che 4 quando riprendete proiettili, quando le raccogliete, ma se giocate esclusivamente di pompa così va benissimo. Ora, il patto, il marchio è una cosa molto importante perché questo va gestito molto bene. C'è chi lo usa con Amici Potenti per poterlo, diciamo, per potersi gestire meglio altri pezzi d'armatura. Io invece lo preferisco gestire in questo modo. Modifica di intelletto, distacco mi costa 5 di energia, e poi, avendo titano, giocando col pompa nelle prove, opto per queste due modifiche. A pompa, che ci dà energia della super con ogni uccisione
appunto fatta con un fucile a pompa e mani in alto, stessa cosa ma con i corpo a corpo. Ok, parlando velocemente del petto vedete come io uso il doppio sussulto potenziato per gli automatici, gli automatici sono in meta, quindi 20 su un Suras, e con il doppio sussulto potenziato, che tanto costa 1, si ottiene dalla daga, quindi dall'artefatto stagionale, veramente una modifica secondo me doppia. E dopo mi gestisco amici potenti per prendermi il buff di stabilità. Le braccia sono molto importanti, perché gestendoci una modifica ristorativa e un amici potenti rimane 2 di energia da spendere, il posto perfetto per palla veloce, che io preferisco anche ai caricatori potenziati per gli automatici, perché palla veloce ha un perk che ti aumenta la distanza e la velocità di lancio dei granati. Senza io mi trovo veramente come un pesce fuor d'acqua. Ma ci tengo a dire che in realtà le modifiche da vuoto sono quelle migliori per i PvP, in quanto contengono sia le modifiche del cicchino, quelle dell'handcannon, dell'HC. Certo, il fatto che non possano essere equipaggiati con amici potenti, la vostra build ne sentirà, ma si può tranquillamente gestirsi un paio di gambe magari non esotiche e il marchio per arrivare comunque a un ottimo 100 di mobilità. Bene, quindi io credo che per questo video sia tutto. Se avete dei dubbi, mi raccomando, scrivete nei commenti, fateci sapere, magari possiamo aiutarvi e chiarirvi i dubbi in qualche modo. In ogni caso, per farvi capire più o meno quando un'armatura è buona, vediamo per esempio questo pezzo qui, che senza modifiche, quindi senza il più 30 dato dalla modifica e da amici potenti, mi rimane a 73. 73 che senza prodigio va a 61. 61 di totale, che non è effettivamente buonissimo, però come vedete questa era abbastanza equilibrata bene per quel che mi serviva, per quel che serviva al mio set, di conseguenza è un'armatura veramente buona. Detto questo ragazzi, io vi lascio, fatemi sapere che cosa ne pensate e come vi siete trovati voi con questo amici potenti, e mi raccomando lasciate like, commentate, iscrivetevi, noi ci vediamo come sempre con un prossimissimo video, bella!